Benvenuti alla nuova puntata di GCN Italia. Oggi guarderemo da vicino la bici del corridore spagnolo Omar Fraile, che avevamo già visto al Tour Down Under di inizio stagione. Il marchio Villiers è lo sponsor tecnico ufficiale del team Astana da quest'anno e quindi, bando alle ciance, andiamo a vedere la Villiers 0 SLR di Omar Fraile. Il telaio, come già accennato, proviene dalla Villiers Trestina, un marchio italiano fondato nel lontanissimo 1906 che ha sede a Rossano Veneto in provincia di Vicenza. Abbiamo qui il modello 0SLR, una delle bici da corsa ultraleggere con freni a disco e cavi completamente integrati. Il peso del telaio, compreso la forcella, è di 780 grammi, decisamente non male. Il design della Villiers 0 SLR è davvero elegante. Le sfumature dei colori di questa bici la consacrano come uno dei modelli più belli che possiamo trovare in gruppo. Penso che il turchese metallico in particolare abbia davvero un fascino speciale. Sul tubo orizzontale si può vedere il nome di Omar Fraile. Veniamo al gruppo. La bici è equipaggiata con il gruppo Shimano Durace D2. Omar Fraile ha montato pedivelle da 175 sulla sua bici, mentre la guarnitura Shimano Durace FCR 9100 con misuratore di potenza. Le corone sono 53-39, pacco pignoni 11-30. Per avere una scorrevolezza migliore e per ottimizzare la spinta, la Astana ha fatto montare su tutte le bici movimento centrale Ceramic Speed e stessa cosa ha fatto per Pulegge e Gabbie. Una vera chicca di questa Villiers è il manubrio integrato turchese metallico da 42 cm di larghezza. Guardate che spettacolo! Un dettaglio sempre più usato tra i professionisti sono le leve Shimano con i comandi che permettono di cambiare più velocemente anche in presa bassa. Per quello che riguarda i pedali, Omar utilizza i Look e i portaborracce sono Tax Chiro. Passiamo alle ruote che sono del marchio francese Corima, che da diversi anni fornisce al team Astana ruote di alta qualità. Fraile sulla sua bici monta le Corima VS Carbon da 47 per freni a disco. Peso 795 grammi la ruota anteriore e 905 grammi la ruota posteriore. I copertoni vengono dalla piccola azienda tedesca Wolfpack. Sulla Villiers 0SLR vediamo montato il reggisella nero Villiers e mentre la sella nera del marchio italiano Prologo modello Scratch M5 Pass che pesa circa 185 grammi. Infine, per concludere, diamo un piccolo sguardo ad alcuni numeri. L'altezza sella di Omar Fraile è 78,4 cm, mentre la distanza punta sella manubrio è di 61,3 cm. Ciò che sorprende di più di questa bici è il peso, che si ferma a 6,9 kg. Un dato incredibile per una bici aero che monta freni a disco. Oggi vi abbiamo mostrato la Villiers 0SLR di Omar Fraile, una bici di altissimo livello sotto tutti i punti di vista. Villiers è riuscita a ricoprire una posizione innovativa nel mercato delle bici nel corso degli anni e l'innovazione è quello che tutti i ciclisti professionisti desiderano. Se vi è piaciuta questa bici e questo video, vi ricordiamo di mettere like e commentare. Se volete rivedere tutti i dati potete guardare in descrizione. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao!